partita, io gli ho detto che se finivo in pareggio non c'era niente da dire, visto che abbiamo sbagliato due rigori, due grosso davanti al portiere, però questo è il calcio e tu che hai giocato tantissimi anni, mi puoi spiegare la partita di oggi? Per loro è stata una bellissima partita, perché hanno fatto il gol dopo due minuti e poi credo che non abbiano più sorpassato la metà campo, hanno solo sparato la palla lunga cercando di ripartire, cosa che abbiamo contenuto bene, quindi cioè, è stata una partita a senso unico. Io credo che la mia squadra oggi abbia dato veramente il 200%, abbia provato in tutti i modi a dare una risposta che dal punto di vista dell'atteggiamento è arrivata. Purtroppo non sono riuscito a fare gol, però credo che io l'Asti non mi ricordo un tiro in porta, hanno fatto quel calcio d'angolo dove hanno perso la marcatura, hanno fatto il gol. Sì, ha preso la traversa, sempre su calcio piazzato, ma su sviluppo la palla più corta che ho visto io era 50-60 metri, tiravano la palla fuori, fallo laterale, quindi per forza hanno fatto una buona partita perché hanno portato a casa il risultato con solo difendendosi, fa parte anche del calcio. Nonostante noi abbiamo avuto 6 defezioni importanti, 8. 8 addirittura, mister, quindi vorrei vedere se togli 8 giocatori al Milan che cosa succede. Nonostante abbiamo avuto 8 defezioni, oggi se portavamo via almeno un punto, non rubavamo niente. Un punto lo meritavamo. Io sono di Asti, ma lo meritavamo. È quello che ho detto prima, cioè dal punto di vista del gioco, credo che la squadra oggi non ci sia niente da rimproverare. Cioè, mancavano 8 giocatori, la squadra ha fatto quello che poteva, ha tenuto un ritmo alto, ha schiacciato l'Asti nella sua metà campo, credo per 80 minuti, concedendo quelle due palle in attivo che hai indicato giustamente tu. E noi abbiamo sbagliato due rigori, abbiamo sbagliato un gol soli davanti al portiere. Quindi non credo che ci sia altro da dire. Quindi dal punto di vista dell'impegno e di quella che era l'applicazione che avevo chiesto ai giocatori per dare una risposta alla brutta partita di Allega, la risposta c'è stata. Quindi adesso è un momento così. Testa bassa, lavorare tutta la settimana come abbiamo fatto questa, e andiamo a Varese a giocarci le nostre chance. Testa bassa dal punto di vista dell'impegno, testa alta, perché secondo me, ripeto, i ragazzi hanno fatto veramente l'impossibile per cercare di pareggiare la partita per poi andarla a vincere. Non ci siamo riusciti, ripeto, con una squadra che si è difesa 85 minuti nella sua metà campo, che sparava la palla in fallo laterale quando potevano ripartire, quindi credo che il profilo dell'Asti qui sia stato quello. Poi hanno più punti di noi, quindi probabilmente oggi hanno deciso di fare una partita del genere dopo il gol, ma sotto il punto dal punto di vista del profilo del gioco e di quello che abbiamo sviluppato, il pareggio sarebbe stato un delitto, purtroppo non abbiamo fatto neanche un punto. Mister, noi siamo in una classifica preoccupante, però dobbiamo questa settimana a tutti i costi andare a fare appunto a Varese, senza se e senza ma, perché siamo una squadra da Serie A, siamo una squadra da Serie A. Abbiamo tutto quello che vogliono i calciatori, trattati come Serie A e varie, e poi purtroppo ci inceppiamo in questa prestazione. Anche se allora, dico, bisogna distinguere l'errore del singolo dalla prestazione del gruppo, sono due cose completamente diverse. Mi dilungo un po' L'errore del singolo è un errore del singolo e non ci si può fare niente. La prestazione del gruppo è stata una prestazione oggi secondo me notevole, perché senza 8 giocatori rimaneggiati in maniera veramente importante abbiamo fatto la partita noi, e poi quegli episodi lì ovviamente pesano. Devo dire anche che dal punto di vista mentale non ci siamo neanche scoraggiati, perché abbiamo sempre spinto, anche facilitati credo dall'atteggiamento dell'Asti, che ha sempre rinunciato. Buttato via la palla. Va bene, mister, ci vediamo una settimana di lavoro.
e forse della donna per domenica. Grazie. Scusa.